Ciao ragazze e ciao ragazze, bentornati sul mio canale. Questo è finalmente il video dei prodotti finiti per quanto riguarda la skincare e il makeup di dicembre 2016, come sempre in collaborazione con la mia amica Anna, Super Makeup qui su YouTube. Giù nell'info box vi lascio il link al suo canale e vi lascerò il link al video di Anna che mi ha fatto morire dalle risate perché mi ha preso in giro dicendo che io sono sempre in ritardo a caricare video, ma di avere fede perché l'avrei caricato. Premetto un'altra cosa, e a parte che parlo piano perché ho la bimba che mi dorme e spero di riuscire a registrare fino alla fine questo video. E poi che okay, in questo video, allora successivamente penso a questo video, vedrete un altro video di prodotti finiti ma che riguardano soltanto la casa, perché una volta ve li dividevo queste due tipologie. Da questo mese appunto vedrete nei prodotti finiti anche cose un po' più particolari, che può essere anche quella cosa di casa che magari vado a cambiare, oppure dei libri come in questo caso, perché ho ripreso a leggere abbastanza, cioè, ho ripreso a leggere e quindi sto finendo dei libri e magari ve li infilo appunto qui nei prodotti finiti. Vi mostro un prodotto per la casa, perché non so se nel video quello che, di cui vi parlo dei prodotti della casa ve l'ho fatto vedere. Comunque ve lo faccio vedere perché ve l'avevo già fatto vedere in video precedenti, che è questo qui, Sole per lana delicati tutti i colori. Questo io lo amo, costa pochissimo, costa 1,30 euro all'incirca. Io lo utilizzo appunto sui capi di lana e utilizzando questo non occorre neanche l'ammorbidente perché i panni escono belli morbidi e ben profumati, buonissimo questo prodotto. Poi passiamo ai finiti di libri. I finiti di libri sono due, però in realtà uno sarebbe di novembre, invece l'altro è di dicembre, però a novembre me ne ero dimenticata di metterlo, quindi ve lo inserisco in questo video. Allora, il primo libro, che è quello di novembre, è Zia Mame di Patrick Dennis, edito di Adelphi. E questo libro io l'ho acquistato perché ne avevo sentito parlare da Simona Mispenny09 qui su YouTube. Questo libro costa 12 euro. Lei ne aveva parlato come un libro esilarante che l'aveva fatta molto ridere. A me ha fatto sorridere questo libro, non vi dirò granché perché ovviamente non voglio dirvi cioè il contenuto appunto del libro, non voglio dirvi della storia, però appunto parla di questa donna, a parte che l'ambientazione negli anni 20 in America, ed è la storia di questa zia che appunto si trova a dover badare a suo nipote, appunto, e a tutte le cose che verranno da questa da questo suo gestire, questo nipote, diciamo, gestire. Lei è una donna molto sui generis, se si va a pensare al periodo soprattutto storico in cui è ambientato questo libro, è carino, è un libro carino, è una lettura abbastanza scorrevole, questo libro è stato scritto negli anni 50. È una lettura abbastanza scorrevole, è scritto anche in maniera abbastanza grande perché a me quei libri che sono scritti troppo piccoli dopo un po' mi fanno sviellare, anche se ne ho comprati alcuni che sono scritti veramente piccoli. E niente, questo mi piace tantissimo, la copertina che è tipo gommosa e poi è bellissima questa mano, la copertina è fantastica, cioè è bellissima. E comunque è un libro abbastanza carino, sicuramente non è uno dei miei libri preferiti, ecco, non posso dire che è uno dei miei libri preferiti, però è stata una lettura piacevole. Basta, non vi dico altro.
Poi magari chi l'ha letto possiamo parlare privatamente o su Instagram o su Snapchat, dove volete voi, perché giù nell'info box avete tutti i miei social, diciamo, anche un messaggio su Facebook. E niente, questo è il libro di novembre. Il libro di dicembre, e non potevo non leggerlo a dicembre, è questo, Miracoli in una notte d'inverno. Anche di questo libro ne ho sentito parlare da Simona, e questa praticamente è la storia di quello che diventerà appunto l'uomo del Natale. È bellissima. Allora, a parte che mi piace tantissimo come è strutturata, perché è strutturato tipo calendario dell'avvento, ci sono 24 finestre, ogni capitolo appunto è una finestra, quindi è bellissimo da leggere, veramente tipo calendario dell'avvento, è stupendo. Cioè, io lo consiglio così, di leggerlo così. Io avevo iniziato a leggerlo così, però capite bene che con il matrimonio, che mi sono sposata il 10 dicembre, quindi nei giorni prima, nei giorni dopo Natale, è stato un casino, quindi io sono arrivata a finirlo a fine dicembre. Però bellissimo, forse i primi di gennaio, però veramente, veramente bellissimo. Ecco, questo è un libro che io consiglio a tutti. Tutti quanti quelli a cui lo sto consigliando mi dicono: ma ci hanno fatto il film! Sì, credo di sì, perché tutti quanti me lo state dicendo, quindi a questo punto ritengo di sì. Ma io il film non l'ho visto e sinceramente il libro è bellissimo, cioè io è fantastico. Ora ne ho iniziato a leggere un altro che è totalmente diverso. Passiamo ai prodotti terminati di skincare e di make-up. Allora, abbiamo altre cose. Allora, abbiamo le candele. Passiamo al settore candele. Ho terminato due tarte della Yankee. Una mi è appena caduta. Ok, una è vaniglia lime. Questa che mi è piaciuta molto perché è il giusto compromesso tra il dolce e il fresco. Allora, sapete che a me piacciono i profumi vanigliati, a me piace la vaniglia, però stando ora in casa con Antonio, giustamente capisco che a chi non piacciono i profumi dolci, la vaniglia è molto stucchevole e può dare fastidio. Anche a me ultimamente sta capitando con alcune candele della Yankee dolci che dopo un po' le devo spegnere perché mi nauseano un poco. Questa come tarte mi è piaciuta tantissimo. Una che mi è piaciuta veramente tanto, e non solo a me ma anche ad Antonio, è questa Spiced Orange, questo arancio speziato di garofano. Buonissima, è veramente speziata, ma è fresca, speziata al punto giusto. Poi ho terminato due jar piccole di Yankee. Una è la Sparkling Snow, questa qui. Se non ricordo male, era uscita con l'edizione di Natale dell'anno scorso. È buonissima questa candela, io la amo. Ha un odore fresco, ma che fa ricordare il caldo delle case in inverno. È buonissima, è ottima, io la amo. Se la dovessi trovare saldi me la vado a comprare la jar media. E poi questa invece che era uscita in autunno quest'anno con la collezione autunnale è la Honey Clementine, questa qui, che è il mandarino con l'arancio e con il miele ed è buonissima. Io amo l'odore dei mandarini e mi piace tantissimo questo un connubio di odori con il dolce del miele. Poi, un prodotto che ho terminato, ora passiamo anzi no, passiamo ai prodotti mangerecci, che ho terminato e che vi straconsiglio, sono queste gallette di riso dell'Eurospin con yogurt e arancia. Sono buonissime, io queste le mangio sempre come spuntino, mezza mattina o mezzo pomeriggio. Una galletta che se non sbaglio pesa 17 grammi a 80 kcal, per chi è in dieta e magari lo vuole sapere. E niente, queste sono buonissime e ve le straconsiglio, costano anche poco essendo dell'Eurospin. Altro prodotto mangereccio che ho terminato, del quale ho terminato ovviamente
ma di cui mi sono innamorata, non gli avrei dato una lira perché io non amo la cioccolata Lindt, lo so, e niente, è questa Lime Intense, è questa cioccolata fondente, ovviamente, con le scorzette di lime. È ottima, è buonissima, veramente la stra consiglio. Poi ho terminato questo tonico di Lush, che è l'acqua di luna, appunto, e è al pompelmo, al tea tree e al ginepro. Io questo lo adoro, è un tonico che sicuramente in casa non deve mai mancare, perché mi piace proprio tanto, spruzzarlo sul batuffolo e tamponare la pelle, mi piace tantissimo e mi va a risolvere quando ho qualche imperfezione, la va a seccare all'istante. Quindi appena troverò un Lush vicino, che se non sbaglio o è a Scafati o è a Pompei, dovrebbe essere all'interno del centro commerciale, andrò ad acquistare questo. Altro prodotto che ho terminato, del quale vi ho fatto, questo ve l'ho fatto vedere ultimamente nei prodotti che mi aveva mandato Natura Amica, che vi lascerò linkato qui sopra, è questo bagno doccia con succo di aloe bio, questo, con 0 SLS, 0 SLS, 0 parabeni e 0 sapone, adatto a pelli sensibili. Sulla carta potrà essere buonissimo, ma non mi piace l'odore, ha un odore proprio erboso ai massimi livelli. B, non fa schiuma. A me i prodotti che non fanno schiuma non mi piacciono. Cioè, io ho bisogno della cosa che mi faccia schiuma, mi dà l'idea che mi stia lavando. Non lo so, sarà una mia cosa mentale, ma è così. E poi l'odore che mi lasciava, questo odore erboso che mi lasciava addosso, ma anche no, mi dispiace, ringrazio l'azienda di avermi fatto provare i prodotti, ma questo è un prodotto che non mi è piaciuto affatto. Altro prodotto che abbiamo finito è questo detergente intimo della Neutromed, questo è quello lì, Delicatezza. Ripeto, sono buoni i prodotti, costano poco perché costano 99 centesimi, io mi trovo abbastanza bene, però di questa gamma preferisco quello lenitivo con arnica e lo trovo anche meno liquido. Altro prodotto terminato, questo mi piange il cuore, ne ho un altro ma sta anche terminando. Penso fossero delle edizioni limitate, anzi fatemi sapere qui sotto se sapete se sono delle edizioni limitate. Questo sapone liquido della Fresh and Clean delle Preziose Essenze, questo era all'Ambra dell'India. Questo sapone mi ricorda tantissimo un profumo che io amo, che è Jean Paul Gaultier Uomo. Io lo adoro quel profumo, lo adoro sugli uomini e l'adoro anche su di me, cioè io lo userei per me quel profumo sugli uomini, ovviamente su di Antonio, non generalizziamo. E niente, quindi li avevo pagati pochissimo, ce n'erano due da quel sapone, a parte il packaging che è carinissimo, questo qui a gocce, prima era pieno di liquido rosso, carinissimo. Vabbè, ciao, ci saluto. Altro prodotto terminato, sempre della Natura Amica, questo era stato acquistato da me, è un deodorante all'alume di rocca che conoscerete tutte quanti perché è il mio deodorante ed è quello al talco, testato per il nickel, senza alcol, senza parabeni e senza sali di alluminio. Io questo lo adoro, sapete che lo ricompro sempre. Anche se sarei curiosa di provare quello della Bema Ipnosi, non lo so, comunque prima finirò quelli che ho e poi semmai proverò altro, comunque questo è un ottimo prodotto e se mi dovesse ricapitare certo lo riacquisto. Poi ho terminato una maschera di Tony Moly, questa qui al riso, sono buonissime, io adoro, adoro le maschere di Tony Moly, a parte che adoro oramai le maschere in tessuto, hanno nettamente sostituito le maschere, quelle là in crema, non me le faccio più, è buonissima, questa io l'altra volta l'ho fatta durante il bagno, ah che meraviglia, e niente, la pelle era veramente schiarita, lenita, bella, radiosa, ecco, radiosa era la pelle dopo questa maschera. Questa è la maschera al riso, non ricordo se ve l'avevo detto, io queste le avevo prese dal Corte Inglese e le avevo pagate 1,50 euro.
E niente, è un'ottima maschera. L'unica cosa è che queste qui di Tony Moly sono parecchio imbevute, un po' troppo. Però non è un problema, io quando cola la spiaccico qui sul collo e va bene così. Un prodotto che vado a cestinare, anche se ne è rimasto pochissimo, è questo deodorante dei Provenzali Bio all'Aloe. Deovapo biologico antiodore. Antiodore un par dei ciufoli, perché praticamente. No, io questo deodorante l'ho provato in estate e pensavo fosse buono, non lo so, il mio sudore, non lo so, mi faceva puzzare, proprio puzzare. Che se io non dovessi mettere nulla non puzzo, cioè intendiamoci, e lunga durata anche dice così. E poi ti ho dato una possibilità anche ora che ci sono meno 10 gradi praticamente, io ho dato anche una seconda possibilità, ma niente, questo deodorante mi fa puzzare. Ovviamente la scatolina non la butterò perché può sempre tornare utile, io queste spray le tengo sempre, però il prodotto, so che alcune di voi si sono trovate bene, ma a me fa schifo questo prodotto. Altro prodotto terminato sono questi dischetti della Cotoneve che io ho trovato da acquestapone a 99 centesimi. Sapete che dove li trovo in offerta li acquisto. Ultimamente sto utilizzando quelli della Sien, vi farò sapere come mi sto trovando. E niente, li ho terminati. Boh, li avete visti in altri miei video. Ho terminato anche l'acqua micellare della Garnier, questa per pelli sensibili. Già ve ne avevo parlato di quest'acqua micellare. Sapete che questa è una prima fase di struccaggio per me perché vi ho fatto il video della mia skincare e ve lo lascio sempre qui. Mi piace quest'acqua micellare e quando la ritrovo in offerta acquisto questa o quella bifasica o quelle che trovo comunque delle mie acque micellari preferite. Ultimamente sto usando un'altra acqua micellare che presto la vedrete penso nei prodotti terminati di gennaio e ne parleremo lì. E niente, buona e sapete che la riacquisto sempre. Altro prodotto terminato. E quest'altra maschera, questa al cetriolo. Io quando vi ho fatto questo video vi ho detto alla zucchina, sì, al cetriolo. Queste qui, queste maschere della Malì che io avevo acquistato da eBay, vi ho caricato il video, l'ultimo video che ho caricato e ve lo lascerò sempre qui. Giù nell'info box a quel video vi ho lasciato anche il link del venditore delle maschere, se foste interessati. Sono un sacco di maschere, le ho pagate veramente poco e sono veramente valide. Mi piace tanto 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 questa almeno al cetriolo mi è piaciuto tanto, bella fresca, era bella fresca, idratata, lenita, bella, mi è piaciuta tanto. Poi altro prodotto che ho terminato è l'idrolato della saponaria ai fiori di arancio bio. Questo io l'ho utilizzato come tonico, l'ho messo qui dentro una volta terminato. Infatti io questo non lo butto perché utilizzo questi idrolati come tonico. Mi è piaciuta, era molto, molto delicato sulla pelle, la lasciava fresca, anche questo lenita, però non mi è piaciuto tanto l'odore e sinceramente vorrei provare altro, non lo riacquisterò per il momento, comunque un buon idrolato per utilizzarlo come tonico. Un prodotto che assolutamente vocio e vado a buttare e mi piange il cuore perché l'ho pagato anche 20 euro è questo scrub esfoliante all'albicocca per viso e corpo di Mater Natura. Fa pena questo prodotto. Allora, il prodotto è così, come vedete, è molto molto denso ed ha dei granuli veramente piccoli 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 piccoli, quasi come un gommage. Ma il problema non è questo, il problema è che è super unto. Io ora vi faccio vedere gli ingredienti, non so se si vedrà mai nulla. Ci sono tanti 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 oli all'interno, ma ragazze,
cioè è unto, io ho provato ad utilizzarlo sui piedi, sul corpo. Allora, sul corpo avete, cioè non lo so, quando friggete sui fuochi della cucina e vi cola olio, vi schizza l'olio e poi ci andate a passare con il panno e vi lascia quella strisciata bianca, la stessa cosa mi succedeva praticamente sulle gambe, come se ci avessi dato del burro di sopra. E non si assorbe mai, veramente orribile, cioè non, no. No, no, cioè, non mi piace e fatemi sapere se anche voi l'avete provato, come vi siete trovati, cioè io non mi piace, se dico un'altra volta, cioè mi meno da sola praticamente, no, non mi piace, è orribile, è veramente un prodotto orribile. Altro prodotto di Maternatura terminato, questo l'ho pagato anche parecchio, 24 euro più o meno, è il siero idratante del contorno occhi all'Eufrasia. Sono 30 ml di prodotto, non ce la facevo più ad utilizzare questo prodotto. È un buon siero, molto, non esce più niente. Ups, è schizzata una cosa. Era un siero molto molto leggero, chissà dove sarà schizzato. È un siero molto molto leggero per il contorno occhi, quindi se avete un contorno occhi molto secco non ve lo consiglio. Io non ho un contorno occhi secco e nel periodo estivo mi è piaciuto tantissimo. Nel periodo invernale ora sto utilizzando una crema anche molto economica, però che mi sta piacendo tantissimo, della quale magari vi parlerò prossimamente. E niente, però questo mi è piaciuto, però non lo riacquisterò perché 30 ml di prodotti, ragazzi, di contorno occhi non finiscono mai. Cioè, io ci ho messo quasi un annetto, no, un anno no, però più o meno. Passiamo a un altro prodotto di skincare finito, è questo pottino che mi era stato dato da MAC. Se magari ve lo metto dritto potrete vedere qualcosa da MAC. E io quando vado da MAC mi faccio dare sempre un campioncino della Vulcanic Ash. Ora lo vedete pulito perché io questi li pulisco e li riutilizzo. Non si sa mai, io li conservo, possono sempre servire anche per i viaggi, portarsi un po' di cremina, insomma. E niente, la Vulcanic Ash, ecco, questo è un tipo di scrub per il viso che mi fa impazzire perché ha belli dei granuli belli forti, corposi e poi può essere anche lasciato in posa per 2-3 minuti come maschera, quindi fate l'utile e il dilettevole. Buonissima, solo che costa una sassata perché mi sembra che costa 34,50 euro e io ancora non l'ho acquistata, infatti. Poi un profumo, un campioncino che ho terminato è questo qui di Versace, il Crystal Noir. Se non sbaglio, questo è il secondo campioncino. Questo me lo terrò perché io amo questo profumo, lo amo da morire. Se lo dovessi trovare su Amazon da qualche parte in offerta, lo vado a comprare subito perché mi piace da impazzire. Poi ho terminato questo burro cacao della Lavera, questo qui, questo è quello classico, infatti classic, questi qui sono certificati Natru, mi è piaciuto tanto, come vedete è terminato. Sì, qua, cioè, ovviamente ce n'è, però io non vado a scavare perché dovrei andare con le dita, cioè una cosa che assolutamente no, non sopporto. Mi è piaciuto perché è un balsamo abbastanza ceroso. Io odio quei balsami labbra che sono troppo oleosi e quindi che se ne vanno poi a svanire o se ne vanno chissà dove, non mi piacciono. Invece mi piace proprio il burro cacao, quello bello ceroso, bello che resta lì aggrappato alle labbra e che le vada ad idratare bene. Ci sono qualche categoria di balsami un po' più con olietti che mi piacciono di più, però questi cerosi li preferisco. Questo mi è piaciuto tanto, quindi in un prossimo ordine, se dovesse capitare, ce lo vado ad infilare dentro il carrello. Anche se vorrei provare tantissimo quello della Vivi Verde Coop, però io qui non ho la Coop, vediamo se lo riesco a reperire da qualche parte. Comunque questo è un prodotto finito e ve lo consiglio a chi piacciono il burro cacao un po' più cerosi. E poi in ultimo due prodotti make up. Il primo prodotto make up è una matita dell'Astra,
questa, quello che ne rimane, praticamente nulla perché è caduta anche la mina, ed è una matita, vediamo se ve la riesco a fare vedere, è una matita marrone, è il numero 06. Ma queste matite non mi piacciono assolutamente perché praticamente una volta applicate poi vanno subito a sbordare, a colare, a mettersi qui. Quindi sì, costano 1-2 euro, ma cioè, me li risparmio anche i soldi di questa matita perché a me non piacciono assolutamente, cioè non mi è piaciuta, infatti avevo altre colorazioni ma le ho regalate. E poi ho terminato finalmente un blush, cioè fatemi l'applauso perché ho terminato un blush ed è questo dei Silky Touch della Essence, non so neanche se esistano più, e questo era il numero 20 Babydoll. L'ho terminato, anche se la prossima volta quando resterà soltanto la cosa in contorno li vado a buttare perché veramente andarlo a prendere con il pennello è stata un'odissea. Quindi questo è un altro prodotto terminato che mi è piaciuto perché è un colore malva molto molto carino, molto naturale, però basta. Cioè, l'avevo bucato, io poi quando buco i prodotti sono incentivata a finirli. Questi sono tutti i miei prodotti di make-up, di skincare, di make-up, libri, vari ed eventuali finiti per il mese di dicembre. Fatemi sapere giù nei commenti se anche voi avete finito dei prodotti, se avete provato di questi prodotti qualcosa, fatemi sapere cosa ne pensate. Io come sempre vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!